Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Sono come sempre Miroset e questo è praticamente il quarto video della serie Mod Consigliate. Oggi vi porto qualcosa di totalmente diverso dal solito perché ho pensato di portarvi uno script, anzi due script, molto utili nel single player per chi magari non può giocare online per problemi di linea o non ha gioco originale o altro. Questi due script possono ritornargli molto utili. Il primo si chiama Vehicle Group Switcher e praticamente consente di creare dei gruppi tra le macchine che avete nella vostra fattoria, ovviamente quelle solo motorizzate, e in poche parole potete fare dei gruppi, non so, su 9 o 10 gruppi, adesso ben non ricordo, potete fare un gruppo, non so, solo trattori o per esempio solo John Deere, un gruppo solo trebbie, un gruppo solo caricatori frontali, non lo so, potete fare quello che volete, però mi pare molto utile come cosa. Adesso vi spiego in poche parole come si fa per assegnare ogni macchina a un gruppo. Basta che voi salite sulla macchina appunto che volete mettere nel gruppo. Premete CTRL sinistro più V ed entrate nella modalità multiplayer. Scusate, nella modalità modifica. Per esempio adesso quello in giallino è quello dove siete sopra. Basta che con le freccettine che avete nella tastiera andate sul gruppo che volete inserirlo, per esempio nel gruppo 1, e premete CTRL V, mollate CTRL e vi sparisce tutta l'interfaccia. Cambiate trattore come solito con tab, fate la stessa cosa CTRL V, vado a metterlo nel gruppo 1, ecco, CTRL V, poi schiaccio tab, cambio trattore, idem con questo, gruppo 1, poi magari questo action lo metto nel gruppo 2, CTRL V, gruppo 2, ok, il case anche lui nel gruppo 2, via, poi la trebbia direi di fare una cosa a parte, facciamo gruppo 3 dai, e il merlo che qua non so come mai l'ho messo qua, si vede che voleva fare manutenzione da solo, CTRL V, gruppo 3, CTRL V, confermato, ok, una volta che, vabbè, per controllare i vostri gruppi basta che schiacciate CTRL e potete vedere gruppo 1 quei tre trattori, gruppo 2 quei due lì, e gruppo 3 la trebbia e il merlo. Ora la cosa comoda qual è? Se voi per esempio premete sempre tab, lui vi fa passare tutte le tipologie di trattori, di macchine, trattori, trebbie, tutto. Mentre se voi tenete premuto CTRL, sinistro sempre ovviamente, se premete 1, 1, 1, 1, 1, vi fa passare praticamente solo quelli nel gruppo 1. Se invece fate CTRL 2, vi farà passare solamente quelli del gruppo 2. CTRL 3, stessa cosa, vi fa passare solo la trebbia e il merlo. Secondo me questo è uno script molto molto comodo, specialmente per quando si è praticamente molto avanti con la carriera e si hanno tante macchine, perché non dovete, magari dovete passare da una macchina all'altra e questa macchina ci mettete 3 ore a trovarla perché dovete continuare a cambiare con tab. Invece facendo così, facendo così, facilmente passate da una macchina all'altra. Per esempio, sono qua al merlo, devo andare a prendermi, non so, l'action, schiaccio CTRL 2, senza star lì a, per esempio, dove ero qua al merlo, senza star lì a continuare a schiacciare tab fino a trovarlo. Secondo me questa qua è una cosa abbastanza buona. Dovrei avervi detto tutto, mi raccomando il CTRL che dovete premere quello sinistro e la V normale, V di Venezia. Entrate in modalità modifica, con le freccettine vedete nel gruppo che volete e poi premete ancora CTRL V per uscire dalla modalità modifica, scusate. E con CTRL, spremendo, tenendo solo premuto, vedete praticamente quello che è la vostra situazione con i gruppi. Nient'altro. Spero possa esservi utile. E invece il secondo script che volevo portarvi oggi si chiama, la conoscerete praticamente tutti, si chiama Follow Me Mode ed è praticamente
Una mod sempre che vi tornerà sempre molto utile in single player, perché praticamente basta che mettete due macchine sempre motorizzate ovviamente una dietro l'altra e premendo control destro però stavolta più F, io l'ho fatto adesso, praticamente vi comparirà l'operaio sulla macchina e sarà come se lo stesse comandando voi, nel senso vi seguirà ovunque andrete. Se per esempio voi andate sul primo, partite e lui vi starà dietro pian pianino. Vedete? Praticamente lui farà tutta la strada che voi avete fatto. Però non dovete andare troppo lontano perché dopo un po' di un tot di metri smetterà di seguirvi perché praticamente non vi troverà più. Un'altra cosa che potete fare con adesso non so perché non mi compargono gli aiuti. Comunque mi pare con i tasti S, V e QA potete praticamente decidere la distanza di offset, praticamente, o la distanza del trattore dietro. Potete decidere, non so, se vi sta troppo attaccato di allungarlo, se invece è troppo lontano di avvicinarlo, mentre con gli altri due tasti praticamente potete farlo stare più verso destra o più verso sinistra rispetto alla vostra posizione. Per esempio, se lui adesso mi sta dietro dritto, posso decidere se farlo stare su un po' più spostato di qua a destra o un po' più a sinistra. Però diciamo che la cosa fondamentale è che vi segua, quindi io di solito lascio così, nel senso basta che mi segua dove devo andare, stop. E ovviamente la mod funziona anche nei campi, basta che voi salite sul vostro trattore, non so, magari io sto usando un attrezzo e non so, un aratro o qualcos'altro, se io lo sto usando in campo e dietro di me c'è un altro trattore, un'altra macchina che deve fare anche lui il suo lavoro, anche esso farà il suo lavoro, è praticamente come un operaio, diciamo, che però farà la strada che gli dite voi di fare. Spero che abbiate capito perché questa qua è un po' più complicata dell'altro script e spero che questo episodio un po' diverso dal solito vi sia piaciuto. Il prossimo episodio di Mod Consigliata sarà qualcosa di un po' più grande, vi porterò un bel pack, diciamo, di un modder conosciuto praticamente da tutti quelli che giocano a Farming Simulator. E saranno davvero tantissime belle mod perché davvero meritano. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto e come al solito ci si becca al prossimo video. Mi raccomando, state collegati perché entro fine settimana usciranno un paio di speed art e anche un video simile a quello del contest, quello che è piaciuto tanto. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!